Vediamo, vediamo in questo video 7 modi per superare un narcisista nella conversazione. Disarma il narcisista con questi suggerimenti. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente condividi questo video con i tuoi amici, eccetera, eccetera. Fai una donazione al canale se ti interessa, perché le donazioni sono sempre ben accette. E veniamo al tema. Allora, quali sono 7 modi per superare un narcisista nella conversazione? Disarma il narcisista con questi suggerimenti. Allora, la prima cosa è mantenere una comunicazione semplice e non cercare delle cose arzigogolate perché il narcisista ti incastra. Quindi frasi brevi, frrasi semplici che facciano sì che il narcisista resti lui stesso imbrigliato, diciamo, nella sua modalità, e fare in modo che il narcisista resti in qualche modo, diciamo, compresso. E quindi utilizza una comunicazione lineare semplice, centrata su quello che ti dicono, perché il narcisista cerca sempre di svagare, usa una comunicazione ambigua. Ti consiglio di usare il metamodello, no? Quando il narcisista parla in modo vago, ambiguo, ma cosa intendi con questo? Cosa intendi con quello? Qual è la cosa che... cosa volevi dire? Qual è la tua reale intenzione? Insomma, fai domande per stanare quella che è la sua esigenza comunicativa. Quindi questo è molto importante. Il metamodello è, il narcisista ti dice ad esempio: ah, ce l'hanno tutti con me. Tu digli: ma scusa, tutti? Non c'è una persona che non ce l'ha con te. Nella tua vita c'è stato qualcuno che non ce l'ha con te? Io ce l'ho con te, secondo te qualcun altro ce l'ha con te? Chi specificamente ce l'ha con te? Ecco, quindi cerca di metterlo, di inguaiarlo. Questo è il metamodello, cioè una comunicazione specifica che va dall'ambiguo, che è la comunicazione che usa il narcisista, allo specifico, è molto importante, è fondamentale. Un altro punto è iniziare a comprendere che i narcisisti mancano di empatia emotiva, quindi non credere che, diciamo, loro abbiano empatia. Non hanno empatia e se ne fottono altamente di te, quindi fai attenzione, non prenderli neanche in considerazione, cioè non dargli credito. Quando noti che loro iniziano a parlare di cose che te non ti riguardano, non ti interessano, dei fatti loro, come tu taglia corto, chiudi la conversazione con una scusa: ah, guarda, adesso ho un impegno, vado, sì, poi ci sentiamo. Ah, interessante quello che dici, ma questo è fondamentale. La terza cosa, che è un po' collegata a questa, è prendere le distanze, quindi non lasciarti invischiare nelle cose in cui loro vogliono tirarti dentro. Prendi le distanze, di guarda, adesso ho da fare, ho un impegno, sto andando, e lasciali nel loro brodo, perché i narcisisti, tanto è inutile, evita assolutamente di, diciamo, dargli credito a quello che dicono, perché vogliono semplicemente fregarti. Quindi questo è un punto fondamentale. Quarto punto, non dare loro quello che vogliono, quindi non lasciarti manipolare. Anzi, puoi diventare tu, dire: sì, guarda, non ti preoccupare, farò tutto quello che ti interessa, non ti preoccupare, e poi pigli e te ne vai, e non fai esattamente una beata minchia di quello che ti dicono, assolutamente niente. Li devi lasciare nel loro brodo, li devi lasciare nella merda, se puoi, ma non stare lì a, come dire, a dargli quello che vogliono, perché nel momento in cui tu gli dai quello che vuoi, quello che loro vogliono, inizierai a, è come aver staccato una cambiale da un usuraio, inizieranno in qualche modo a fregarti, inizieranno in qualche modo a ferirti, inizieranno in qualche modo a romperti i maroni. Quindi questo con i narcisisti devi assolutamente evitarlo.
Un'altra cosa molto importante è il linguaggio non verbale, non mostrare emozioni. Non mostrare emozioni è molto importante perché fatti vedere emotivamente non coinvolto. Perché è ovvio che se tu, quando loro percepiscono, no, questo, se tu gli fai dei linguini, vai in avanti, ti mordichi la labbra, loro istintivamente, non è che capiscono che tu sei coinvolta, sei coinvolto e si approfittano di te. Quindi invece devi mantenere un assetto privo di emozioni. A livello non verbale, anche più che altro mantieni anche le distanze prossemiche, non lasciare che si avvicinino, vai indietro, tieni la distanza, perché il narcisista è come fosse un serpente a sonagli, pronto a colpirti, quindi non dargli la possibilità di avvicinarsi, non dargli la possibilità di colpirti, non dargli la possibilità di ferirti, mantieni distanza, tieni la distanza. Questo è un punto molto importante. E poi, sesto punto, fottitene delle loro opinioni, cioè che pensino quello che vogliono, non devi fregartene assolutamente. Non devi lasciarti trasportare, non devi credere a una sola parola di quello che dicono. Se ti giudicano, pensa che è un coglione che sta giudicando, che ti sta giudicando. Quindi questo non deve assolutamente turbarti, non deve assolutamente ferirti, non deve assolutamente in nessun modo creare, diciamo, delle aspettative. Devi assolutamente levarteli dal cazzo, perché i narcisisti sono assolutamente personaggi negativi, sono assolutamente personaggi che non portano bene, sono assolutamente personaggi che sono assolutamente sfigati, sono persone che non si meritano assolutamente nulla, fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale. Quindi non devi assolutamente mostrare, diciamo, devi dare credito alle loro opinioni. E poi, settimo punto, rimani impassibile rispetto alla loro rabbia. Non devi lasciarti coinvolgere assolutamente in discussioni di rabbia. Quindi qua, se loro manifestano rabbia, dici: guarda, adesso ho cose più importanti da fare, ciao. Dagli indifferenza, anche indifferenza comunicativa. È molto importante questo, perché se tu impari a dargli indifferenza comunicativa, imparerai a mantenere le distanze, imparerai a non avere a che fare con questi personaggi. Questo è veramente importante, veramente fondamentale. Se impari a fare questo, avrai risolto gran parte dei tuoi problemi con i narcisisti. Iscriviti al canale, attiva la campanella, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici e seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e fai donazioni al canale.